Musica meravigliosa. Ciao a tutti! Ma siamo sicuri che cade sta cosa? Se hai dei bei capelli, tu ridi in faccia a quelli che non ascoltano Asgard Away. Se tu sei un cavallo e lei è una ficalba, dai, accendi solo Radio DJ. What's the sound? Everybody know what's going down. Rap antico? Ma sai che mi hai coinvolto? Veramente, ero rapito. Aspetta che faccio quello coinvolto e che è anche preso bene. Cazzo, ma sai che sei ero così rapito che mi sono tagliato un orecchio da solo e me lo sono spedito in una busta. Allora, adesso da domani metto su due separé di bambù perché non voglio più avere a che fare con voi due, perché sono stufo di essere preso in giro, almeno per rispetto di anzianità. Allora io mi trasformo in panda e me lo mangio tutto. Dovreste essere più... E io mi trasformo in WWF e lo tutelo. Buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti ad Asgard Away. Forse voi... Forse voi non ve ne avete accorti, ma oggi è già Giove, già Giove. Abbiamo i Daft Punk, vedi? Ci dicono che è già Giove. Come stai, Daft? Tutto bene? Bene, bene. Questa è comunque una cosa che affronta. E basta, Daft, basta. Prova a dire delle cose che uno con la voce da robot non direbbe mai. Sì, okay, questa ci siamo. Io ho sentito Robocop esclamarlo una volta, il Gale Ceccarini. Oh, sono state le 1000 euro spese meglio nel mondo, sì, ragazzi. Allora, adesso mi fai la ragazza robot che incontra Robocop, che è il figo della compagnia. Ciao Robocop, vogliamo uscire insieme? Ti odio. Ci sono già dei problemi tra questi due fanciulli, eh? Ok, quante cose mirabolanti faremo con allora, questo nuovo martingegno? Sono due ore di Asgard Away, programma top di gamma da Radio DJ. Buongiorno ragazzi, come va? Perché siamo al TG, oh, ma metti una base decente, facciamo un po' di casino, dai, oh! Perché abbiamo una base da orgia gay? Ma perché questo casino? Questa è la fase della digestione, ragazzi. Da parte tua, io ho mangiato una mela. La gente a quest'ora fa il routine, noi dobbiamo essere al servizio del pubblico di Radio DJ. Hai ragione, noi dovremmo fare Asgard Away in polvere e in bustina, che ti aiuta a digerire, è eupeptico. Sei un drogato. Allora ognuno ha scelto il suo look per la puntata. Io e Wender siamo sobri, abbiamo la nostra felpina da lavoro. Sì. La Ginger indossa un collo alto, diciamo, con è così alto che le copre metà del naso, tra l'altro. Giraffato. Guarda la faccia di Shorty, lo sa. Fabio Alisei, solito look da boscaiolo in pensione. No, allora io sono vestito da Federico Russo. Te lo ricordo, Fabio, tu non sei vestito, ma sei coperto. Sei vestito male. Paolo Nois, vestito da Armani quando esce dopo la sfilata. Sì. E come al solito il peggio vestito del giorno è Shorty, che applausi indossa, per Shorty! Bravo! Grazie. Indossa una felpa bianca con le facce stampate di Albert Einstein. Male poi. È un tributo al fatto che io mi chiami come lui. L'ho fatto per te, Albert. Certo. Ma fallo per te, toglitela, ti prego. No, lui... La questione è, quanto l'hai pagata questa felpa, Shorty? Uno strabotto. Ma sei pazzo? Lui ambisce a vincere il premio Nobel per Nobel. Nobel in nessuna cultura. Nobel. Sai che presso anche alcune remote tribù africane faresti schifo. C'è anche gente che si veste di panni colorati e banane, ti ripudierebbe. Wow. Allora, questo è molto altro in una puntata fitta di Asgard Away su Radio DJ, che comincia dando il benvenuto ai nostri ascoltatori dalla voce robotizzata dell'amico Daft. Dai, facciamo l'inizio così. Perché sembra un vescovo? Non lo so.